Benvenuti in questo nuovo video della vita in città 2. Come vedete siamo ancora in miniera, ma ci siamo spostati di zona e finalmente abbiamo trovato una zona che ha un po' di smeraldi. Non so bene con che logica, forse perché siamo nel deserto, non l'ho ben capito, però abbiamo continuato a cercare. In questa zona abbiamo già visto qualche smeraldo, quindi teoricamente dovrebbe essere una buona zona. Allora Fede, prima di iniziare, tieniti subito una return scroll, perché altrimenti poi ci perdiamo tutto quanto. L'altra volta ce ne siamo dimenticati, quindi ho dovuto rifare tutto a piedi. Bene, ok. Speriamo che la fortuna sia con noi. Dove vai? Da quella parte, io vado da questa? Sì, allora ricordiamoci, facciamo un recap un attimino. Siamo vicini a poter craftare la lama della falce, che poi permette di craftare l'arma completa. Quindi ci manca tendenzialmente solo ed esclusivamente la pietra delle anime e oggi l'obiettivo è trovarla. Si trova dagli smeraldi, 5% di drop rate. Mamma mia. E il problema però è trovare gli smeraldi, dimmi. Ho trovato uno smeraldo, però non me la sento di prenderlo subito. Allora, ci penso io. Cioè, non so se vuoi venire tu, te la vedi tu. Dove sei? Qua. Questo è il video giusto, pronta? Tieni, 3, 2, 1, senza pensarci, via, fatto. Trovato? No. A posto, bellissima. Bravi tutti. Mamma mia, non ne posso più. Allora, voglio cambiare lavoro, Steph. Questa zona dovrebbe averne tanti smeraldi. Quindi io oggi me la gestisco proprio con Trapanator di cattiveria. Mino tutto, buco tutto, spacco tutto e trovo tutti gli smeraldi che esistono e speriamo bene. Speriamo che sia una bella zona. No, è una bella zona perché ormai ho capito come funziona. Quando sei in una zona in cui possono spawnare gli smeraldi, ce ne sono abbastanza, ma le zone in cui possono spawnare gli smeraldi sono praticamente zero nella vita in città 2. Ah, ok. Non so il motivo, ma funziona in questo modo. Vabbè, quindi è un mondo moddato, quindi le regole cambiano. Esatto, essendo comunque in una zona dove si possono trovare gli smeraldi, teoricamente ci basta scavare tanto in giro con grande cattiveria di Trapanator e qualcosa dovrebbe saltare fuori. A che altezza siamo? Non ho idea. Ho trovato un altro tunnel. Vediamo se ci offre qualcosa. Comunque, se noi riusciamo oggi a cavarcela con appunto l'io smeraldo e quindi quella pietra, dovremmo essere in grado di craftare finalmente l'arma di Mark. Però il prezzo in realtà è minore di quello che avevamo detto, perché non ci eravamo resi conto di una cosa. Ho filato io, vi faccio vedere. Il Black Diamond Ingot sono un deficiente, perché ottieni 16 Black Ruby per sbloccare l'armatura di Steph. Ok, ma quando fai uno di questi con un Black Diamond, mi pare che crei 8 Black Ruby. Io ti ammazzo. Quindi serviva solo un Black Diamond, non 5. Ok. Ok, quindi smeraldo! Ti prego, ti scongiuro, ti prego, preso, ti scongiuro. Aiuto. Sono pure a livello 23, non so parlare. 3, 2, 1. Steph? Niente. Io non lo so, c'è qualche mostro che mi ha lanciato delle fiamme blu, ma non lo vedo, quindi non so. Ok, vabbè, mi sposto. Allora, Fere, abbiamo una bella e una brutta notizia. Ok, smeraldo. La brutta, davvero? Sì, vado. Vai. Io? Sì. Non sa nulla. Niente? No, okay. No. La no. Bella notizia, 3 smeraldi in 4 minuti. Vedi, è la zona giusta. È la dai, zona giusta. Vediamo le cose in modo La brutta positivo. Notizia, 3 smeraldi, niente drop. E considerando che ne avevamo già preso 2, smeraldo! Siamo... Vado. Vai. Niente. Però c'era uno smeraldo. 3 smeraldi la scorsa. Cioè 2 smeraldi la scorsa volta. 4 questa volta. E siamo a 6 smeraldi e 0 drop. Quindi siamo al 30% di drop, dato che ha appunto il 5%. Quindi, prima o poi, vabbè, la però fortuna Steph, dovrà arrivare. Esatto, è positivo. Cioè, ne stiamo trovando tanti ed è molto meglio rispetto alla volta precedente. Quindi, sì. A posto. Allora. Però non mi piace questa cosa che sta trovando tutti i ferri. Forse nella zona migliore della mia. Può essere, sì. Sta maledetta. Allora, opla. Ok. Carino. The Shadow Temporary Tunnel. Crenza Temporary Tunnel of Blocks. Però no, sta zona non mi piace. Mi sposto. E che è sta roba? Allora. Oh, basta, mi lasciate un attimo in pace. C'è troppa gente, Steph. Queste cose io le vorrei lootare. Ma non ho spazio nell'inventario. Anch'io non ho più spazio perché non ci siamo neanche sistemati. La witch mi deve seguire fino a casa mia. Non ci Quindi siamo neanche sistemati l'inventario. Facciamo tipo in questo modo. Esatto. Ok, perfetto. Allora, qui lava senza niente. E stanno già terminando gli smeraldi, sì, sbaglio. Io non l'ho più trovato. Ho visto il creeper verde e ho detto oh, e invece oh, qualcosa di verde.
Ma non è quello che ci serve. Non è proprio quello giusto. Ok, qua abbiamo come sempre della bellissima redstone che continueremo come sempre a ignorare. Comunque, Ferre, ricordati una cosa: che non esiste la percentuale di drop rate basata sulla nostra, sulle nostre pietre preziose. Mm-hmm. Perché sia il cristallo dei diamanti trovato smeraldo, sia il cristallo dei diamanti che... Aspetta che lo facciamo in sync. Due smeraldi io. Vai. Allora. Io ne ho uno, credo. Ok, prendo aspetta lo zaffiro. Aspetta che mi metto anche la torcia così vedo bene. Sei pronto? Okay. Dammi no, no, un 3, no, 2, ancora, 1. Aspetta. Allora, 3, 2, 1. Mi sa nulla, niente. Cioè non ho visto niente. Deve fare qualche sbrilluccichio, qualcosa, non lo so. Fere, come il cristallo dal diamante. Quindi non fa sbrilluccichi. Niente. Perfetto. Nessuno dei due, Fere. Nessuno dei due. Ok. Posso urlare? Beh, alto, Steph. Okay. Ho scavato attorno, ce n'era un altro poco più è avanti. È la zona giusta, Fere. Nulla. Niente. Dai, però basta, cioè. Basta. Siamo comunque... Steph, ne ho trovati due. Due? Sì, perché ne ho adesso sto facendo questa cosa che scavo attorno. E tipo, da quando ne ho trovato uno ne sto trovando altri. Tipo, ora ne ho trovato un altro, scavato attorno e ce n'era uno praticamente a fianco. Ok. Vado, tutti e due li prendo. Vai. Allora, uno. Nulla. Ho l'ansia, non voglio fare il secondo. Dai. Sto impazzendo, ci sono delle gemme di Kendall, prendo pure quelle, basta. Allora, secchiello d'acqua. Ok. Andiamo di qua, poi di qui, lontani, lontani, non c'è una mazza, la 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 la. Ah, ho trovato dei diamanti. Ah, pure io, guarda, ho girato l'angolo. Allora. Ah, dimmi te, bene. Volete droppare? No? No? Non droppa nulla oggi. Andiamo. Che bella la mia vita. Allora, facciamo così che ci prendiamo i diamanti. Niente, non ho droppato neanche i diamanti. No, va bene. Manco io. Bene. Bene. Adesso dropperò magari del rubino, guarda. Qua secondo me sono troppo in basso, mi allontano. Ho visto diamanti. Ci sono. Trovato uno smeraldo? Sì. Vai, Fare. E lui? Aspetta. No? No. Okay. Cioè, basta però, basta. Aspetta, basta, io me ne vado. Così. Te ne vai? Sì. Ok, va bene. Allora, no, io ho visto degli smeraldi. Non degli smeraldi, dei diamanti, scusatemi. Sì. E anche l'apis. Però aspetta, qui ho continuato a scavare perché uso sempre la stessa tecnica. E sono tipo in un nuovo tunnel. Steph, trovato? No. Qualcosa dal diamante? Cristallo della sapienza. Vai. E siamo a 3, giusto? 3. Mamma mia. Smeraldo! Ma ovviamente sono droppato l'altro. Figuriamoci. Quindi la tecnica di Ferre dice che se tu scavi attorno. Poi non sempre. Un altro, però non sempre è stato efficace. Ogni tanto li ho trovati, altre volte no. Vabbè, quello. Allora vado. Dove cavolo siamo finiti? Non sa nulla. Cioè, non vedo niente, siamo sicuri. Non c'è nulla. Magari nell'inventario non l'ho visto, no. No? Niente? No. Ok. Sto diventando pazzo. Oh, diamanti! Vabbè, allora. Prendili, dai, che sono sempre utili. No, aspetta che li lascio qua. Oh mio Dio! È lui! Ne hai trovato un altro? Ragazzi, se non è questo, non può essere. E vedi, te l'ho detto che funziona. Se non è questo, non c'è, capite? Perché stanno nascosti, è quello il punto. Sì, Fere, ma l'ho trovato in una veina di diamanti. Cioè, in mezzo ai diamanti ci sta. Capisci? Mm-hmm. Cioè, se non è lui, non esiste. Vai. È l'unica teoria plausibile. Allora, aspettate che facciamo in questo modo. Ok, perfetto. Prendiamo prima i diamanti. Ok. Ti prego. Trovato? No. È che ti urli. Ma mi sa che vengo da te che ne stai trovando di più e utilizzo il smeraldo. Vai, vai. È lui? Ma io mi sono spostata tantissimo, Stefano. Non ti so okay. Dire dove sono, È lui? Sì. È lui? Vai. Giro volta. Pum! Allora, cioè, siamo sicuri che Guerra l'ha inserito negli smeraldi e che si trovi effettivamente... Siamo proprio sicuri? Sicuri? Perché c'è qualcosa che non va, chiaramente. No, ma che dici, Fere? Va dove tutto bene. Dove sono finita? È pieno di mob. Allora, aspettate che qua... Ho provato a spostarmi. Ok, perfetto. Ok, ma ne abbiamo poi ossidiana, altrimenti la devo picconare un attimino. Non mi ricordo... Allora, a casa probabilmente qualcosina l'abbiamo, ma non so quanta. Ok, allora facciamo così e ce la prendiamo, va. Opla, quindi scaviamo, grazie, aiuto, poi ne prendiamo altra, grazie. No, perché sai, se finiamo e poi dobbiamo tornare a prendere questa, io tipo mamma impazzisco mia. Allora, ho scavato un pochino continuando nello stesso posto dove ero. Smeraldo, diamanti. Iniziamo. Ti prego, con le cose semplici, okay. Ti prego. Così continuiamo a riparare un attimino Trapanator che stava male, poverino. Guardate quanta sfortuna abbiamo. Allora,
pretendo almeno un drop tra diamanti e smeraldo. Quindi finché i diamanti non droppano, in un certo senso forse possiamo essere felici. Ok. Poi la cosa che fa veramente arrabbiare è che non puoi trovare. L'hai trovato? No, pietra, allora, quella che di Kendall. Così. È per la pietra di Kendall, di nuovo. Ne ho appena trovato io, eh. Ok. Andiamo allora facciamo in sync? Vai. Aspetta, che mi devo avvicinare. Allora. Facciamo in questo modo. Pronta? 3, 2, 1. Mi sa nulla. Niente. Mi sa nulla. Io sono a 19. Io 18, quindi cioè le stiamo trovando. Ok, trapanetto, ero finto di ripararlo di nuovo, perfetto. Step un altro. Vai. Dai. Pure gold. Trovato! Ha fatto uno sbrilluccichio. Eh? Davvero? Aspetta, siccome c'è dell'acqua. Sei sicura? Penso di averlo perso. No? No, aspetta, dove sei finito? Perché c'è l'acqua qui, mannaggia. Ecco, l'acqua l'ha portato giù. Pere. Ok, aspetta, lo raccolgo. Dimmi che ce l'hai. No. No? No. Cosa vuol dire? Hai trovato la gemma preziosa? Sì. La mossagate? Sì. Non ci posso credere. Ho visto uno sbrilluccichio, non l'ho visto cadere. Non ci credo. Ho trovato la mossagate. Ti rendi conto che ho il batticuore, Steph? Perché ho detto, cavolo, però sicuramente è come quella dei diamanti, uno sbrilluccica. Perché poi, porca miseria, ho trovato, ti spiego la mia situazione, questi smeraldi sopra una cascata... Quindi è sceso giù, sono andata giù dalla cascata, ho visto una pietrolina, ho detto sarà quella, e invece no. Va bene anche così, Fere, ci hai fatto emozionare. Vabbè, Steph, che ti devo dire? No, va bene, ci siamo tutti emozionati assieme a te. Anche io, porca miseria. È stato comunque un bel momento. Steph? Dimmi. Ne ho trovati altri due. Due? Uno sta da una parte, uno dall'altra, quindi adesso li vado a fare. Ok. Allora, io scavo qua, non lo so ragazzi, almeno allora, tiriamo dritti. Uno, niente. Trapanator. Benissimo. Allora. L'altro dove stava? Mi pare che l'avessi trovato in sta zona qui. Ci abbiamo fatto a trovare una gemma. Eccolo, vado. Vai, Fere. Niente. Steph, non droppa. Non c'è. Che ti devo dire? Non c'è. Ok, trovato uno smeraldo. Vai. No, io continuo a tirare dritto. Lo prendo solo se ne trovo un altro. Così, a caso. Allora. Trovato un altro. Vai. Continuo. Anch'io ne ho trovato un altro. Questa è una zona ricchissima. Io continuo con Trapanator. Trovato un altro. 3 smeraldi di fila. Vai, Steph. No, io continuo, eh. Vai. Prima continua. Li trovo tutti, esatto, e poi li piccano. Io se vuoi vado, eh. Dai, Trapanator. Io vado. Vai, Fere, vai. Me la sento. Vai. Nulla, Steph. Brava, Fere. Come sempre. Bravissima. E anche un'altra mossagate. Bello. Forza, Trapanator. Io, ragazzi, oggi forza, che stiamo andando bene. Mi sa che è finita la fortuna, eh. Mi sa che i tre sono stati fin troppo. Dai, Trapanator. Dai, Trapanator. Forza, che ce n'è un altro. Lo sento che è qui. Lo sento, lo percepisco. Sento l'energia verde. L'energia verde che mi parla e che mi dice: trovami, che tanto non troppo. Esatto. Io sento musica strana, ma dove sono finito? Basta. Allora, vado? Vai. Io non guardo. Stop. Allora, non ho guardato. 1, 2. Niente. Ne ho aperto 3, niente. Io ne ho trovato un altro, ma sta sulla lava, quindi un attimino lo sto mettendo in sicurezza e poi ci provo. Mi è partita una musica tipo horror, non lo so che il cosa 5% meno 5% della storia dei 5%, ve lo esatto. Giuro, eh. Ve lo giuro. Cioè, ragazzi, è un po' troppo. Io vado, Steph. Vai. Niente, non vedo nulla. Sono rimasto in silenzio. Anch'io, perché mi assicuro che ci sia effettivamente qualcosa, ma non c'è mai nulla. Porca miseria, davvero non c'è niente, non l'ho visto io, magari mi sta sfuggendo, no? Rimango al buio perché ho 23 torce in questo momento. E abbiamo uno smeraldo qui e uno qui. Adesso poi dobbiamo riparare di nuovo Trapanator. Allora, ho bisogno di un 20... Dammi buone notizie. Ho una buona idea. Aspetta. No. Facciamo in questo modo. Ok. E depositiamo un pochino di smeraldi qua. Che tutto stai combinando. Ad arrivare a 17. Ok. Ho fatto il 23-17 con sì. Torce e smeraldi. Andiamo. È il potere. Lo so che funziona. Non com'è? Ha funzionato. Non basta neanche il io mio potere. Io non ce la faccio più, Steph. Allora, dov'era l'altro?
è qui. Prendiamo prima Zafiro. Ok, vado. Vai. Ti prego. Sì! Oh mio Dio! 17, sì! Faccio l'esplosione. Porca miseria. Ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Mi dispiace, ragazzi. Mi è sceso un colpo quando ero Aspetta errato, che lo devo notare. Eccolo. Comunque, anche io avevo trovato uno smeraldo, però non te l'ho detto per scaramanzia, non ho trovato nulla. Non quindi... ho più voce. Mamma mia, giusto per dirtelo, eh. Eccola. Pietra delle anime. Una pietra contenente, è pure scritto male, le anime dei dannati. Utile male. Per potenziare aura della spada dal G1 a P. Non ho più la voce. Ce l'abbiamo! Ce l'abbiamo! Vuoi tornare a casa? Assolutamente Uso sì. Uso la pergamena. Assolutamente vai, sì. Vai, basta. A mai più rivederci. Dove sono? Eccomi. Dove cavolo ho messo le pergamene? Aspettate, ok. Ci sei, forse... compari nello stesso. Oh mio Dio. Eccoti, eccoti. Quindi non eravamo neanche troppo lontani. Oh mio Dio. Allora, dove dobbiamo tornare? Per i Kingdom Star, okay. Torniamo a casa, vai. Siamo a casa. La possiamo craftare, quindi? Sì, penso di sì, fare. È talmente proviamoci, lungo dai, il crafting proviamoci. Che adesso... Sì, sì, sì. Arrivo, sì. Sì, è arrivato Babbo Natale, è arrivato. È un po' troppo fiducioso. Ah, il coniglio comunque rimane. Ah, il coniglio che ammazza tutti. Ah no, è qui, è qui, è qui, è qui. E come? È qui. Come ha fatto a uscire? Non lo so. Ma questo è matto, ragazzi. Tutti matti. In realtà è Satana. Ma come ha fatto a uscire dal recinto? Ha ucciso Sputacchiotto, ha preso le sue sembianze e poi salta fuori dal recinto. Oh mio Dio, sto male. Anche io. Oh, allora, Steph, Dio. Voglio depositare tutto il mio bottino in primis. Perché non lo faccio dalla scorsa volta e sono piena di cose. Allora, mostagate. Poi prendiamo Abbiamo, dallo zaino. Ok, perfetto. Allora, partiamo qua. Dal crafting più semplice. Allora, mi sa che deposito un attimino anch'io un po' di cose. Nello specifico, l'Ester Moonstone. I questi smeraldi. Madonna, ragazzi, guardate il bottino. Piena di roba. Guardate il bottino che abbiamo. Madonna. Aspetta, non ho finito. Guarda, ok. Siamo veramente Guarda ricchi. Tutto quello che abbiamo. Siamo veramente ricchi. Allora, quindi crafting. Prendiamo uno stick normale e prendiamo l'ossidiana tutta attorno. Creato lo stick di ossidiana. Poi allora vediamo. Vai. 3 black ruby. Quindi facciamo un attimino i black ruby. Nello specifico serviva. Andiamo a rivedere come si faceva, perché chi se lo ricorda più. 8 star ruby. Per fare star ruby ci vuole no, lingotti di bronzo. Più star ruby. Dovremmo averli. Sì, 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 ma chissà come. Allora, facciamo così. Star ruby. Li trovi tu i lingotti di bronzo? Sì, un attimino, io mi stavo sistemando l'inventario in realtà. Però lo so, ma cerco. Ma sì, sì, craftare. Sì, non pensavo ti servisse qualcosa, Steph, ora allora, lo faccio. Allora, lingotti... però accidenti, dove sono finiti, mo? E Black Diamond, così lingotti e così. Di bronzo. Iniziamo a prenderne uno, ok. Cioè, ce li abbiamo di sicuro, sì, no? Sì, 100%. Eccoli, eccoli, sono questi? Copper, giusto? Credo. Copper, sì. No, è RAM. Che... Guarda se vanno bene. Se no, te non ne è copper, è bronzo, Fere. E qual è il bronzo? Il bronzo è l'unione del copper con l'altro. Con il tin. Ne abbiamo, sono quelli allora, arancioni. Aspetta, aspetta, sì, sì, sì. Devo cercare il tin. Ecco, li ho trovati, tutto dov'è, a posto. Dov'è quello stupido? Aspetta che vado ad avvisarlo. Allora non è ancora pronta, arrivederci. Il crafting che è lungo. Vuoi, è difficilissimo. Ok. Ok, bene, non ti lamenti. Guarda, è meglio che non ti lamenti, che no, il pezzo no, sta alle stelle. Sto vedendo proprio il suo casco, che è proprio arrabbiato. Lo vedo bello furente. Ecco, capito, No, vedo... Ci rivediamo tra poco, grazie. Ah, bene, lavoriamo. Arrivederci. Steph, ripassami quelli di copper, che non voglio cercarne altri. Perché? Dammeli, così faccio l'unione. Ok, tieni. Te li inizio a fare. Io anche. Dove sono? Li ho buttati? Non ci sono. Ho l'autoloot, mi sa. Sì. Infatti, ecco, non mi puoi dare le cose. Vabbè, li prendo da questa cassa. Ok. Dovrebbero essercene abbastanza. Li ho visti prima. Eccoli. Io non posso farlo. Li devo unire, perché... giusto? Devi mettere 3 copper ingot e 3 tin ingot. Ok. E quindi ti crea lingotto di bronzo. Tre? Come li devo mettere? E giù.
L è l'inversa. L normale è il tin. L inversa è il copper. Ok, aspetta che devo rifare tutto, quindi. Amore, allora, questi dovrebbero essere così. E questi... Ce l'hai fatta? No. Allora, aspetta. Penso che sia così e poi così. Niente, non funziona, Steph, non so... L, L. Una L ho fatto, L. Però evidentemente me l'hai spiegato L male. Di Laura. Forse è così, una L più grande. No, L, nell'angolo a sinistra, fai una L col blocco centrale a sinistra. Blocco basso a sinistra, Steph, e blocco centrale basso. Mi passi il quaderno, per favore. No, dammi le cose che crafto io. Tieni. Mannaggia te, non mannaggia. Non te li potevi prendere da solo nelle casse. No. Allora, L. Cioè, spiegato peggio di così non si poteva. Ah, ma io... Ok, allora aspettate. Ok, facciamo... Perché non posso più aprire la crafting table? Pere? C'è lag, io non potevo più aprire la cassa. Ok, risolto, risolto. Ho avuto paura, eh. Sì, ma tranquillo. Ok, facciamo in questo modo. Opla, 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 opla. Ok, ne abbiamo 17. Poi facciamo così, e facciamo così, e in questo modo... Ma scusami, ma... Che succede? Penso che abbiamo bisogno di altro tin. Aspetta, che aspetta, ne abbiamo. Studiando un attimo la situazione. È un casino. Lo so. È un casino cosmico. No, aspetta, tin mi sa che non ne abbiamo altro. Però allora lo possiamo fondere. Perché? Perché sicuramente l'ore ne abbiamo. Spero. Di fatto costa un sacco di tin, eccolo, eccolo qui. Allora, cioè ne abbiamo 5 su 8. Poi vediamo che ne se servono. Ne ho anche io. Sì, Steph, tin fortunatamente siamo pieni. Okay. Io nel mio inventario ne ho a non finire. Okay. Però le fornaci dove stanno adesso? Sopra, vero? È tutto da cuocere? Sì. Oh no. Purtroppo sì. Vai, vai. One eternity later. Fatti? Fatto, te l'ho fatto una stack, passa, guarda. Passa, passa, vieni. Passa, 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 passa. Allora, no, mi sono dimenticato di prendere questo. Ok, facciamo così, così. Quindi, prendiamo anche questo, facciamo bam. Ne abbiamo 17, dovrebbero bastare perché facciamo in questo modo e così, e ne abbiamo 9 che sono sufficienti. Quindi prendiamo questi, lo mettiamo così e abbiamo 8 black ruby. Comunque alla fine ci sono costati 8 star ruby sta roba, eh. Cioè, porca miseria. A questo punto, teoricamente, abbiamo tutto. Ce la facciamo. Allora, l'Ester Moonstone e Shadow Gem. Quindi Shadow Gem e l'Ester Moonstone. Deposito questa che non mi serve più e queste che per ora non mi servono. Erano, fatemi rivedere il crafting. Quindi 3 destra. Ok, 3 destra, destra, centrale, sopra, sopra, sopra. Abbiamo la lama della falce. Mamma mia. Adesso Pure Tiger's Eye, Black Ruby, un Star Ruby Ingot, 2 Shadow... Oh, mamma mia. Ok, quindi 2 di questi. E Shadow Gem 2 li abbiamo. Credo di avere tutto. Centrale, alto. Io ti sto lasciando concentrato perché immagino sia un casino incredibile. Allora, centrale, alto, incrocio, basso. Basso, centrale, alto, incrocio, incrocio. Step. Forse era così. È il crafting più difficile lo so, che ho mai fatto. Non è così. Bene, così neanche. Allora, secondo me l'incrocio era basato in questo modo. Vediamo. Ma vuoi una mano? Riesci a prenderlo? Sì. Ok, okay. L'ultima pagina. Allora, l'ultima? Sì. Allora, te li dico da in alto a sinistra, ok? Sì. Shadow Gem. Ok. A fianco Pure Tiger's Eye. Ok. A fianco Lama della Falce. Fatto. L'hai fatta? Sì. Ok. Morte dell'anima. Potente falce in grado di intrappolare l'anima delle sue vittime se uccise direttamente con quest'arma. Può contenere 10 anime e una volta riempita è in grado di generare il fuoco nero. Fuoco nero 2 punti.
un fuoco più potente del normale che brucia la sua vittima fino a quando questa non muore. Non può essere curato in nessun modo. E questo ve lo dico io, e l'ho deciso come potere, ed è un collegamento alla Materasu di Sasuke. E, abilità speciale per 5 di durabilità, è in grado di eseguire l'effetto Bon Mial in un'area 15x15x15 a tutte le coltivazioni. Eccola qui. Fammela vedere. Eccola qua. Che bella! Ma che figata! La voglio io questa, è troppo bella. È veramente bella. È molto bella. È veramente Andiamo bella. A sentire la reaction. È veramente bella. La facciamo vedere. Devo darti un attimo un colpo. Avvelena pure? No, per ora non mi hai avvelenato. Però hai in effetto addosso tu. Vedo delle particelle. Sì, effettivamente, però non... Guarda con Bleeding mi dà. Ah, ok. Sanguinamento. Ok, danno da sanguinamento. Ma è interessante. Va bene. Allora, è rimasto davvero qua fermo. Sì. Cioè, tu sei rimasto fermo qui. Attendevo. L'arma immobile. È pronta, signore. Siamo carichi? È pronta. Vogliamo la reaction. Allora, okay. Tu sai già che cos'è? Ho una simile idea. Ok. Perché okay. Se fa zoom, 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 vim, vim, vim. Mi aspetto quindi un'arma molto affilata, Steph. Bravo, bravo. E anche che tipo sul mio stile, quindi mi aspetto qualcosa simile a quasi tipo una zappa o qualcosa tipo più o meno roba simile, non lo so. Ad esempio una cosa del genere. Wow, una falce! Che bella! È lei? È lei. Sì. Aiuto, falce. Ce l'hai nell'inventario, Marci. No, è lei. E lei? Marci l'hai chiamato, davvero, anche tu. Cosa? Marci? Hai detto Marci, hai detto no. Ce l'hai nell'inventario Marci. Davvero? Hai chiamato sì. Marci? Non ho detto Marci. Per il mio... Non è vero. Morte. Io riascolterò. Allora, secondo me l'hai ascoltami detto. Un attimo, campione. Dimmi. I suoi poteri sono molto interessanti. Okay. Allora, quando attacca normalmente, mette sanguinamento. E okay. Quindi fa danno nel tempo. Ok. Okay. Come vedi, ha un'abilità da... coltivatore, okay. Che può essere utile per il suo lavoro. Ha un effetto di Bon Mial un pochino rotto. Oh, 15x15x15. Okay. Interessante, okay. Esatto. Infine, ogni 10 anime che raccogli, okay. Che vuol dire ammazzare qualsiasi entità. Ah, interessante, okay, ottieni il potere del fuoco nero, che è un fuoco che brucia per sempre, okay. Fino alla morte dell'avversario. Ma quindi questa è tipo una delle armi più potenti della serie, Steph? È una morte lenta e inesorabile, ma dalla quale nessuno si può salvare. Mi piace molto, Steph. Poi ha 9 attack damage, 1.6 attack speed. Interessante. Mi piace okay. Veramente molto. Perfetto, questa... adesso la dovrai enchantare. Piano piano sì. La dovrai potenziare, però adesso ma finirai i soldi. Posso potenziarla anche tramite le vostre pietre, quelle... Esatto, sì. Così diventa ancora più forte. Sì. Interessante. Mi piace. Bene, parliamo di costi. Esatto. Allora, credo sì. Che non sia mai stato più difficile fare qualcosa nella nostra vita. Ok, quindi okay. Potenzialmente potrebbe essere anche l'oggetto più costoso che voi abbiate. Esatto, senza ombra di dubbio. Interessante. Allora, io spero che lei li abbia. Vediamo. Però qua servirebbero 2 monete d'oro. Ok, tieni. Ce li ha. Ce li ha? Aspetta, devo togliere il magnete qua. Ah, c'è il magnete sui soldi. sono vostri. Perché altrimenti pensavamo magari di fare tipo arrate, robe del genere. No. Cioè, le ho fatti per il rotto della cuffia oggi grazie al pub. Ok. Meno male. Ragazzi, ma se mi giro anche la... Steph, provalo. Che cosa? Se ti giri, c'è la pietra, quella tonda sopra l'arma, che cambia illuminazione. È vero. Che figata! Bello. Lo provare anche a Fere, che magari lo vede. Sì, che io non l'ho vista, non l'ho ancora tenuta. Fere la voleva sgobare come arma. Oh, che figa. Bellissima. Bellissima, ragazzi. Sì, io appena l'ho vista ho detto troppo bella. È l'arma più bella che sia mai stata fatta. Lo ammetto. È molto bella. Sì. Vai a provare il potere. Io non l'ho provato. Spero funzioni. Okay. Se non funziona, la ripareremo. Bisogna contattare Guerra. Però sarebbe molto bello provarla su Steph. Questo facciamo potere, finta di nulla nel caso. È vero. Che avviene il mio scudo? Sì. Sopravvive a qualsiasi cosa. No, non credo in realtà. Anche questo, va bene. Perfetto, grazie mille. Prego, io vado a dormire, sono stanco. Faccio una cosa, vi do anche 5 monete d'argento in più. Me ne vado. Grazie, okay. Alla mancia. Sono così gentile, una mancia per l'ottimo lavoro che avete svolto. Va bene, arrivederci. Va bene. Campione. Grazie. Arrivederci. Ciao. Allora,
dobbiamo anche trovare un modo di spendere sti soldi. Perché io dico, va bene avere un sacco di soldi, però li voglio anche spendere. Abbiamo 9 monete d'oro. Appunto. 9. Appunto. 9. Sono tantissime. E andiamo un attimino dai nostri belli avventurieri, che non voglio perdere mai nessun episodio per farli salire di livello. Bentornati. Eccoli bentornati. Qua, fierissimi. Ok, Steve ce l'ha fatta ed è livello 13. E ce l'ha fatta anche il nostro amico George. 13 e 7. Steve si avvicina al 15 e a sbloccare le missioni di grado C. Allora, buttiamo tutti i soldi a Fere come sempre. E mi hanno detto comunque di adesso strutturarci un attimino e preparare tutto il negozio con tutte le cose che servono a loro. E vi dico, lo faremo. Non oggi, perché oggi sono veramente stanco. Voglio però solo prossimo episodio dormire. Sicuramente sistemiamo tutto. È veramente stato faticoso fare quest'arma. Però sono contento che gli sia piaciuto. E il potere, secondo me, è veramente figo. No, è molto bella. Sul fatto dell'essere forte, sì. Però vi faccio riflettere su una cosa. Sarebbe overpowered in un concetto di PvP, perché sfidandoci ha la certezza di ammazzarci. Però contro i mostri un danno che è inesorabile per killare in realtà comunque è lungo nel tempo. Esatto. Quindi o decidi di attaccare un boss e poi scappare via, aspettare che muoia, che è una strategia che potrebbe fare, quindi killare i boss in 15 minuti stando fermo. Altrimenti è soltanto un aiuto al danno. Diciamo però che è un potere che permette varie strategie interessanti. Ecco, mettiamola così. Allora, il mio caro George invece ha bisogno solo dei piedini, che li diamo subito. Mi stavo mettendo un secchiello d'acqua. Allora George, puoi tornare. Missione di grado E. Steve, puoi tornare. Missione di grado D. E ci siamo quasi ai loro avanzamenti ulteriori. Che bello, che bello, che bello. Io direi che ci fermiamo. Sì, ci non può so stare. Se andare da... Anzi, no, no, no. No, 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 no. Andiamo no. da Kendall? Sì, ho un'idea. Ok. Allora. Mi sono incastrato. Ho notato. Ok. Ce la fai? Sì. Siccome abbiamo un problema enorme. Sai qual è? Quale? Che questa pietra che oggi ci ha tolto tutte le energie ci servirà per Kendall nel momento in cui lui termina tutto l'M1. Da M1 oh, a M10. Oh, porca miseria. No, non me lo dire. Quindi ci serve una soluzione, e secondo me lui la può trovare, ovvero delle pozioni per trovare gli smeraldi. E non è a casa, non è davvero a casa. Kendall, dove sei? Vediamo se sta tornando. Ma se n'è andato. Se n'è andato. Non c'è più. Non c'è più. Ok, ciao Kendall. Ciao Kendall, gli lasciamo tipo un biglietto, non lo so. Ma glielo lasciamo con la telepatia. Che ne è il tipo di sparizione. Sì, se n'è andato. Vabbè, glielo chiederemo prossima volta. Va bene dai. Anche così. Vabbè, peccato. Comunque, a parte gli scherzi, direi che ci possiamo fermare. E diciamo che i poteri forti hanno permesso entrare in questo mondo magico. Questo lama, prima o poi... È un lama maledetto. Farà qualcosa di pericoloso, secondo Porca me. Porca miseria, che paura. Speriamo che vi sia piaciuto questo episodio per craftare l'arma di Mark. Io sono veramente stanco morto. Troveremo un modo di spendere i nostri soldi, ne sono sicuro che troveremo la quadra e già quelle pozioni potrebbe essere una bella soluzione. Noi per oggi ci fermiamo così e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao! Ciao.